Lui è un vero fuoriclasse, Roberto Castagnaro, uno dei distillatori al mondo più famosi, con una passione travolgente, come lo è questo premio fuoriclasse che quest'anno, 2016, è andato a... Beh, scopriamolo in questo servizio. È Arrigo Cipriani il premio Fuoriclasse 2016 di Roberto Castagnier. Istituito nel 2006 dal maestro distillatore trevigiano, il premio Fuoriclasse attribuisce ogni anno un riconoscimento a personaggi italiani che arricchiscono la società, diventando nuovi punti di riferimento per la collettività. Tra scienziati, giornalisti, imprenditori e artisti, il premio quest'anno è andato al ristoratore conosciuto in tutto il mondo come titolare del celebre Harris Bar di Venezia, locale sinonimo di eleganza e di eccellenza italiana. Il comitato per Fuoriclasse ha deciso che quest'anno dovevamo dare un esempio di come si può diventare grandi in un momento difficile. Noi siamo nella filiera del vino, siamo nella filiera dei distillati. Il Made in Italy ha bisogno di ispirarsi a dei locali importanti che girano per il mondo, che fanno fashion. Arrigo Cipriani oggi è uno dei locali più famosi al mondo. Credo che i nostri prodotti, vini distillati, attraverso anche il suo locale, possano diventare veramente forti nel mondo e ne abbiamo bisogno. Nella distilleria di Castagnera Visnà di Vazzola erano circa in 300 tra autorità, giornalisti e imprenditori ad omaggiare Arrigo Cipriani, un fuoriclasse della ristorazione e non solo, a detta di alcuni ospiti della serata. Secondo me è proprio anche un grande giornalista, nel senso che i suoi interventi sul Gazzettino o sulla Nuova Venezia, poi ha cambiato negli anni, sono davvero eccellenti. Cioè è un dilettante con un talento, un vero talento, e devo anche aggiungere che a 80 anni, sarà perché ha fatto mezzo secolo di karate, però a 80 anni lui ha una freschezza nella scrittura che tanti nostri colleghi se ne sogliono. Un'arte, quella della ristorazione, appresa con grande umiltà, la stessa che Arrigo Cipriani dimostra ancora oggi, ricevendo con stupore ed emozione il premio Fuoriclasse. In effetti, stasera vedere 300 persone così veramente interessate, ecco, non sono venuti solo per la cena, mi pare che siano venuti perché volevano partecipare a questo evento che a me lascia abbastanza sorpreso, ecco, perché sai, io sono, l'Erisbar è molto piccolo, no? C'è 4 metri e mezzo per 9, per cui il mio mondo è quello lì, insomma, ecco, poi il mondo entri dentro l'Erisbar è un'altra questione, ma qualche volta uscire fuori e vederlo fuori è un'emozione. Fuoriclasse come la grappa riserva 15 anni di Roberto Castagnier, meritevole dei 5 grappoli dalla prestigiosa Guida Bibenda e apprezzata dallo stesso Arrigo Cipriani. Un prodotto che con il patron di Harris Bar condivide la volontà di esportare il Made in Italy in tutto il mondo. La mia grappa si ispira un po' a questi talenti. La grappa è un prodotto tradizionale, io ho cercato di innovarla, sono arrivato per ultimo a fare questo mestiere qua. Ho pensato che la grappa dovesse superare un test di qualità maggiore rispetto a quello di prima, per la conquista non solo degli italiani, delle nuove generazioni, ma soprattutto del mondo. Io credo che oggi la grappa come il vino deve essere un orgoglio italiano. La grappa oggi è leggera, eppure è digeribile, oggi è anche invecchiata parecchi anni. Io credo che abbiamo tutte le chance di un grande Made in Italy da dar lavoro a noi oggi, ma anche ai giovani per il futuro. Ho conosciuto tanti produttori di vini, eccetera. Qui c'è qualche cosa in più, anzi c'è molto in più. Ecco. Non solo una storia, ma c'è una storia che viene seguita giorno per giorno, questo non si sente.